Germano Azzo e i suoi nipoti, Savino di Ambrogio, Girolamo di Giovanni e ai suoi germani, Pietro di Savino e ai suoi germani, Ambrogio di Angelo e i suoi germani, Raimondo di Guglielmo e ai suoi germani, Andrea di Maria e ai suoi nipoti, Rainaldo di Pietro e ai suoi fratelli, Paolo di Angelo e ai suoi germani, Nicodemo di Ambrogio e ai suoi nipoti, Martino e ai suoi germani, Guerriero Riccardo e ai suoi germani, Gentile di Giovanni e ai suoi nipoti, Palmerio di Simone e ai suoi nipoti, Giuliano di Martino e i suoi germani, e a tutti gli uomini che abitano dentro i confini e le appartenenze del detto Monte Agano, come pure a tutti i vostri eredi, confermiamo e concediamo tutto intero il castello denominato Monte Agano, con tutte le sue proprietà ed appartenenze, dentro il giro di questi confini. Cominciando dalla strada presso San Cataldo, dove confinano i territori dei casali di Ripa, Matrice e Monte Agano, si discende per la medesima strada e si rasentano i confini dei territori dei casali di Matrice, della Madonna della Strada e di Monte Agano. Si raggiunge un'altra strada che conduce a Petrella, fino al termine chiamato Caffino Nero. E fin là si estende il confine del suddetto casale di Monte Agano. Da questo termine si discende alla via della Fonte del Pescuolo. Per la medesima via si discende verso il colle di Santa Maria del Monte. E da questo si sale sino alla cima del Monte di Santa Maria. Da questo monte si discende al vallone e per lo stesso vallone si va giù sino al fiume che si appella a Piferno. Si sale lungo lo stesso fiume sino all'imboccatura del vallone che divalla da Ripa. Si ascende per lo stesso vallone e si toccano i confini dei territori di Covatta e della sopradetta Ripa. E si arriva fino al vallone denominato Lago del Gallo. Si monta per lo stesso vallone sino alla fonte di Gemma. Da qui si sale fino a Pietrafitta e dalla stessa pietra si raggiunge in salita la villa di Paolo, la quale si distende fino alla tribuna di San Felice. Nella predetta tribuna, da parte di Occidente, vi ha un termine appellato termine del Sambuco. Da questo termine si ascende in linea retta verso la strada del soprannominato Monte Agano, la quale si inserisce nella strada maggiore. Si percorre questa strada e si arriva al vallone di Fonte Vetica e per questo vallone e per la medesima strada, presso il colle di Filibrello e il colle di Aldano, si raggiunge la strada di San Cataldo, il quale è il confine posto a principio. In virtù di questo diploma, concedemmo a voi e a tutti gli eredi vostri tutti i confini sopra menzionati, nella loro totalità e tutto ciò che dentro di loro si contiene, in tutta la sua interezza, come beni appartenenti al nostro palazzo, con la podestà di ivi possedere e di fare tutto quello che a voi sarà utile e necessario. Col nostro decreto e con la nostra concessione, come sopra si legge, conferiamo a voi e agli eredi vostri, ora e in perpetuo, tutti quei domini, con la facoltà di avere e di possedere e di fare tutto quello che vi si aggrada, vietando a tutti i nostri conti, castaldi, giudici, rettori e a qualsiasi altra persona di contrastarvi e di portarvi disturbo nelle vostre possessioni e comandando che nessuno possa inserirsi nei vostri affari. A ciò che poi questo nostro rescritto sia da tutti inviolabilmente osservato,
lo abbiamo sottoscritto di propria mano e lo abbiamo fatto sigillare con i nostri anelli. Segno M del signore Pandolfo, principe glorioso. Io, Giovanni Chierico, notaio e cancelliere, ho scritto per ordine dei suddetti principi. Si rilascia a voi questo diploma nel mese di agosto, l'anno ventesimo del principato del signore Pandolfo, principe glorioso, e l'anno primo del principato del signore Landolfo, principe Celso, suo figlio nella settima edizione. Scritto nel Sacro Palazzo di Benevento. Questi qua. Savino D'Ambrosio. Io, Germano Azzo, a nome di tutto il popolo qui riunito, mi inchino alla Signoria vostra. Accetto la concessione degli eccelsi principi e mi impegno ad onorare questo luogo col sacro lavoro tutti i giorni della mia vita. Nostri figli e a tutte le generazioni che verranno. Ed ora, in segno di gratitudine e con l'augurio che questa terra possa essere sempre fertile e generosa dispensatrice, giuro solennemente che io e tutti gli abitanti di questo castello non intenderemo mai azioni di guerra contro alcuno, ma vivremo i nostri giorni in pace e in serena armonia. E questo tramanderemo ai nostri figli, ai figli delle nostre generazioni. E voi, brava gente che avete ascoltato, entrate con noi nel borgo e festeggiamo tutti insieme questo giorno che è degno sì di gran festa. Quindi più famoso è Germano Azzo. Germano Azzo. Facciamo, ricordiamolo di te. Rischio la vita. Ma questo sai chi me l'ha dato questo? Io? Paola, guardia. Ha detto, io non posso fare perché sto in divisa, mi fai le riprese, fatemo fare. Ho buttato per terra, ho soltanto tutto qua. Aspettate, non scappate. Dove andate? Pescio! Sasha, saluta Sasha. Saluta. Saluta il pescio. Super! Super pescio!